fondo al mare i corpi degli 800 migranti morti nel naufragio dello scorso 18 aprile. A denunciarlo il centro Astalli, negare una degna sepoltura è contro ogni principio di umanità. Passeremo alla storia come una civiltà barbara che per motivi economici non seppellisce i morti, dichiara in una nota padre Camillo Ripamonti, presidente del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Il documento cita le parole del premier Matteo Renzi: faremo di tutto per recuperare il relitto, ma anche per recuperare le salme di quelle persone che sono morte inseguendo la libertà. Parole smentite ieri però dal procuratore di Catania Giovanni Salvi, che aveva dichiarato: resteranno in fondo al Mediterraneo, non è possibile affrontare i costi dell'operazione di recupero. Sì al recupero delle vittime, ma compete ad altri. E la precisazione dopo le polemiche sul recupero delle salme del procuratore della Repubblica Giovanni Salvi. La Procura di Catania ha posto sin dal primo momento al centro del suo impegno la tutela delle vittime del naufragio. Uno dei suoi primi atti è stato quello di aprire un indirizzo di posta elettronica dedicato ai familiari delle vittime. Ogni richiesta di informazioni viene da me gestita e immediatamente inviata alla polizia giudiziaria, che sottopone ai superiori le foto ricevute. Subito dopo rispondo personalmente a tutti i familiari che hanno chiesto informazioni. Salvi poi aggiunge: sin dalle prime comunicazioni si è messo in rilievo che il recupero delle vittime per finalità umanitarie non compete all'autorità giudiziaria, mentre altre autorità del governo hanno già manifestato disponibilità in tal senso, che questo ufficio non potrebbe che favorire, visto l'impegno profuso a tutela dei migranti e per la punizione di coloro che ne mettono in pericolo le vite. Nascondevano all'interno della plancia dell'auto sulla quale viaggiavano 8 panetti con 1,5 kg di hashish. È accaduto nei pressi del casello autostradale di Fiume Freddo, dove a finire in manette sono stati 4 occupanti di una Mercedes CLK di 40, 26, 23 e 20 anni, tutti di Palermo. Fermati dai finanzieri del comando provinciale di Catania nel corso di un posto di blocco, i militari avevano notato un certo nervosismo da parte di alcuni dei passeggeri, caduti in contraddizione davanti alle specifiche domande sul motivo della loro presenza nella zona ionica, fino a quando uno degli occupanti non ha deciso di consegnare spontaneamente 4 grammi di hashish, dichiarandone il possesso per uso personale. A quel punto è scattata una più accurata ispezione, grazie anche all'unità cinofila antidroga del gruppo di Catania. Dopo un'attenta ricerca, seguendo le indicazioni fornite da Zaro, il pastore tedesco delle Fiamme Gialle, la scoperta degli 8 panetti. I 4 sono stati tratti in arresto e associati presso la casa circondariale di Piazza Lanza, a disposizione della Procura della Repubblica di Catania, cui sono stati tutti deferiti per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Salvate la notte scorsa ad Acireale dai carabinieri intervenuti per un incendio scoppiato per cause accidentali in un'abitazione di via Salvatore Vigo, dove i militari le hanno trovate in stato di semi-incoscienza e circondate da fumo denso. Sono ricoverate all'ospedale di Acireale madre e figlia, rispettivamente di 43 e 16 anni, fortunatamente fuori pericolo. Ad intervenire intorno alle 3 è stato l'equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile della compagnia locale, che si è accorto del fumo che usciva dalla casa. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, che nel giro di qualche ora sono riuscite a spegnere le fiamme, ponendo in sicurezza l'abitazione. Crisi, lavoro nero e addetti in calo. La FAI CISL di Catania questa mattina, in occasione dell'esecutivo provinciale, ha acceso i riflettori sui problemi dei settori agricolo, forestale, alimentare e bonifica. Ai lavori hanno partecipato, oltre Pietro Di Paola, segretario generale FAI CISL, il segretario regionale FAI Fabrizio Colonna e la segretaria generale CISL Rosaria Rotolo. Difficoltà tante per il comparto agricoltura ad iniziare dall'emergenza del lavoro irregolare. Analisi ma anche proposte da parte della federazione per rilanciare un settore, quello agroalimentare, importantissimo per lo sviluppo dell'isola. Alla politica il sindacato chiede più investimenti e meno tagli. Quali sono i temi che oggi avete affrontato nel corso di questo direttivo? Ma noi nel direttivo faremo una disamina su quella che è la situazione attuale del settore agroalimentare nella provincia di Catania. Che situazione c'è? Ma la situazione non direi disastrosa, ma è pericolosa, è pericolosa. Abbiamo tanti focolai e di incendi su tutti i settori, dal settore dei lavoratori agricoli, che
ogni anno si perdono giornate lavorative causa della crisi, ma che è diventata una crisi strutturale, perché noi da tanto tempo viviamo con la crisi. Ora c'è l'altra tegola che si abbatte su quella delle infrastrutture, che è un enorme peso per le nostre aziende, perché oltre ad essere poco competitivi dobbiamo fare calcolo e mettere in preventivo anche le somme che servono in più per poter trasportare i nostri prodotti. Quindi ci mettono un po' molto, ma molto fuori gioco di quello che può essere la nostra rappresentatività. Per non parlare poi delle strutture a livello pubblico, noi abbiamo dei rapporti con il pubblico che sono i lavoratori forestali, il consorzio di bonifica e l'ESA. Un governo che è Continua la protesta ad oltranza dei lavoratori cassintegrati della Mirmex, da 7 giorni in presidio con bandiere e striscioni sul tetto del laboratorio alla zona industriale di Catania. Nonostante la stanchezza, i ricercatori sono determinati a portare avanti la lotta a difesa del loro futuro professionale. Al presidente della regione Rosario Crocetta, i lavoratori chiedono ancora una volta risposte concrete. La scadenza dell'ultimo ammortizzatore per i 69 dipendenti del centro di ricerca di tossicologia si avvicina, ma ad oggi il destino del centro di ricerca Mirmex e di questi lavoratori altamente qualificati resta incerto. Più volte il sindacato ha lanciato appelli alle istituzioni affinché il laboratorio venga acquisito e rilanciato con soluzioni che consentano al centro di ricerca di esprimere le proprie potenzialità professionali e di sviluppo sul territorio, ma senza esiti concreti. E intanto, la settimana scorsa, ad andare a trovare i ricercatori il primo cittadino Enzo Bianco. Soddisfatti sindacati e ricercatori per l'esito della visita e per gli impegni assunti dal sindaco. Ma la protesta, così come ribadito questa mattina dagli stessi lavoratori, andrà avanti fino a quando non si avrà un segnale dalla regione. Settimo giorno di protesta che continua, non abbiamo intenzione di mollare, in quanto aspettiamo una risposta del presidente Crocetta, che ancora non è arrivata, mentre il sindaco Bianco è stato con noi, e c'è stata anche Concetta Raia, c'è stata anche Luisa Albanella, c'è stato anche Angelo Villari come assessore ai servizi sociali e al lavoro di Catania, del comune di Catania. E ripeto, non abbiamo ancora risposta del presidente Crocetta. Il sindaco Bianco si impegna a parlare con Crocetta e a far arrivare questa nostra situazione al Ministero a Roma finché si trovi una soluzione. È rientrata l'emergenza tra Montemaggiore Belsito e Sciara nel Palermitano, dove una frana aveva interrotto la tratta ferroviaria tra il capoluogo siciliano e Catania. Ieri era stata annullata una corsa e per i collegamenti locali era stato utilizzato un pullman. I tecnici delle ferrovie hanno lavorato per ore e questa mattina il blocco è stato rimosso e il traffico tornato regolare. Anche a Catania il progetto Icaro, campagna di sicurezza stradale nata nel 2001, promossa dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, dal Ministero dei Trasporti e dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, dalla MOIGE, Movimento Italiano Genitori. L'obiettivo della manifestazione, giunta alla 15ª edizione, è quello di diffondere il messaggio e la cultura della sicurezza stradale nelle giovani generazioni, per stimolare nei ragazzi il senso della legalità e il rispetto delle principali disposizioni normative contenute nel codice della strada ed indurre questi ultimi a focalizzare l'attenzione sulle nefaste conseguenze dei comportamenti incoscienti tenuti sulle strade, spesso frutto di superficialità diffusa che causano incidenti stradali. Durante l'appuntamento allestito era presentato dalla compagnia teatrale Il Sipario di Canicattini Bagni uno spettacolo musicale teatrale dal titolo Icaro Junior, uno spettacolo interattivo che attraverso la fantasia, la musica e il ballo accompagna i più piccoli a percorrere un ideale tragitto casa-scuola, aiutandoli così a comprendere con allegria ed ironia come evitare i pericoli della strada. Noi abbiamo offerto uno dei luoghi più belli della città alla Polizia Stradale per un'iniziativa fantastica, meritoria, quella di sensibilizzare
i bambini e attraverso i bambini e le famiglie sulla sicurezza nelle strade. Quanti incidenti si possono evitare se un bambino tira la giacca al genitore o al parente o al fratello più grande e lo convince a mettere il casco, oppure a non mettersi alla guida se magari ha bevuto un bicchiere di vino di più, a rispettare il segnale di precedenza. È un'iniziativa meritoria e voglio esprimere l'apprezzamento della città di Catania per questo messaggio rivolto ai giovani, di grazie e di ringraziamento ai nostri angeli custodi della polizia stradale e a tutti i quali vegliano sulla sicurezza nelle strade del nostro paese. Aver istituito e fatto crescere questo grande progetto e questo anno in particolar modo per i bambini della scuola elementare significa aver lasciato nella loro testa, nella loro gioia, nella loro infanzia qualcosa che serve poi a migliorare la nostra vita sociale. Io ho visto, c'è un entusiasmo incredibile. Io credo che al di là delle problematiche molto angoscianti che purtroppo gli incidenti stradali creano sempre, io credo che la strada è questo, in tutti i settori, in particolar modo nel campo della sicurezza, la formazione, e farla come ci stanno insegnando questi bambini con gioia e spensieratezza ci lascia veramente ottimisti. Il progetto Icaro, come appunto dice anche la stessa cifra, nasce nel 2000, quindi 15 anni fa, per l'intuito dell'allora capo della polizia che volle far entrare nelle scuole direttamente il tema della sicurezza stradale. Il progetto Icaro non si ferma però soltanto alle scuole elementari come in questo caso, perché quest'anno l'abbiamo voluto dedicare a terza, quarta e quinta elementare, ma c'è il progetto Icaro che tocca quelle che sono le diciamo così anche i vari livelli di scuola, ma quello più importante secondo me, non perché questo sia meno importante, ma è quello che tocca soprattutto le scuole secondarie. Quindi il mio compito, anzi il mio desiderio sarà quello di portare questo progetto l'anno prossimo a Catania, non più alle scuole elementari ma alle scuole secondarie. Inaugurata oggi nell'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Università la seconda edizione del convegno Cammina Cammina, etica e meditazione sul camminare, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e dall'Ente Parco dell'Etna. Nella tre giorni del convegno saranno analizzate le iniziative del Parco dell'Etna avviate nell'ambito di un percorso di collaborazione istituzionale con l'Università di Catania, che ha prodotto significativi risultati in campo didattico e accademico. Domani, nell'auditorium del Monastero dei Benedettini, i lavori riprenderanno con la presentazione della Dichiarazione Universale dei Diritti del Parco dell'Etna e del Festival della Filosofia in Magna Grecia. Mercoledì invece un'escursione meditata sull'Etna. Abbiamo una convenzione di studio, di collaborazione che già dura dall'anno scorso e che ha visto molte iniziative già prodursi in questo ambito, e naturalmente è interesse nostro rafforzare questa collaborazione proprio in vista di una necessità e possibilità di unire le forze per studiare, tutelare, salvaguardare e anche utilizzare al meglio il nostro vulcano, l'Etna, che appunto è patrimonio dell'umanità e quindi ha bisogno di cure particolari e soprattutto multidisciplinari e interdisciplinari. Abbiamo addirittura protocollo di intesa con l'Ente Parco dell'Etna, sicché la nostra riflessione ha anche un risvolto di ordine, diciamo così, operativo e pratico. Noi affidiamo tesi di laurea ai nostri giovani su questi argomenti di etica applicata, di etica dell'ambiente. Tendiamo anche a questo e fra l'altro già l'anno scorso e anche quest'anno in questo convegno concluderemo il convegno al terzo giorno con un'escursione meditata sull'Etna. Anche quest'anno in Piazza Verga, davanti al Palazzo di Giustizia, ha avuto luogo la commemorazione di Enzo Tortora a 27 anni dalla sua scomparsa, il famosissimo caso giudiziario che lo coinvolse e che si concluse dopo 4 anni con la sua completa assoluzione, è ancora molto presente tra gli avvocati che sono intervenuti oggi per ricordarlo. 18 maggio 2015, il 27esimo anniversario della morte di Enzo Tortora. Siamo ancora qui anche quest'anno davanti il Tribunale di Piazza Verga per ricordare la morte di Enzo Tortora, ma non solo come evento commemorativo, ma per ricordare altresì che nelle piazze dove insistono i tribunali e nelle vie di tutta l'Italia, non solo di Catania,
Il nome di Enzo Tortora deve spiccare, si deve ricordare, tutte queste piazze e queste vie devono essere intestate a lui, perché oggi è un giorno da non dimenticare, oggi e per sempre. Ci vediamo di nuovo qui l'anno 21, speriamo di essere di più e in tanti.